Si dice sempre che l'attività fisica faccia bene al corpo, ma fa bene anche al cervello? Sì, l'attività fisica può migliorare le capacità cognitive e portare a cambiamenti strutturali nel cervello, a tutte le età, bambini, adulti e anche negli anziani. Ma com'è possibile? Cosa succede nel cervello quando si fa attività fisica? La risposta viene dagli studi sui topi e i risultati sono eccezionali. Con l'allenamento si creano nuovi neuroni. Infatti, topi allevati in ambienti arricchiti, con la ruota, giocattoli colorati e tanto spazio per correre, una specie di Disney World per ratti, avevano un cervello più grande. Si è visto che i ratti attivi sviluppavano una corteccia cerebrale più spessa, con più neuroni e più connessioni. E non solo. Ci sono anche alti livelli di neurotrasmettitori, come l'acetilcolina, che modula l'apprendimento e la memoria, e alti fattori di crescita, come il BDNF, una proteina che, diciamo come un fertilizzante, aumenta la plasticità cerebrale. Senza dimenticare che cresce il numero di endorfine e aumenta il senso di benessere. Sì, va bene i topi, ma nell'uomo che studi sono stati fatti? Molti studi hanno analizzato l'ippocampo, una struttura particolarmente importante per la formazione dei ricordi. Sappiamo che l'ippocampo tende a rimpicciolirsi con l'età, ma d'altro canto ha anche un alto livello di plasticità e può cambiare rapidamente in risposta all'ambiente, come può essere l'esercizio fisico. Una ricerca americana ha studiato un gruppo di adulti di 60 anni, a metà dei quali è stato chiesto di fare un'attività di media intensità, come una camminata di 45 minuti per 3 volte a settimana per un anno, mentre all'altra metà è stato chiesto di vivere in modo più sedentario. I risultati di questa ricerca hanno dimostrato che chi aveva fatto attività aveva un aumento delle dimensioni dell'ippocampo e delle capacità di memoria, mentre chi era stato inattivo non aveva mantenuto le iniziali dimensioni dell'ippocampo, ma addirittura mostrava un rimpicciolimento. Questo ci dimostra che lo sport ha un grande potenziale, cioè in grado di contrastare il declino legato all'età e di proteggere i neuroni, probabilmente attraverso lo sviluppo di più connessioni. E non solo, anche l'attenzione migliora. In un altro studio su adulti, questa volta di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, è stato chiesto di fare un esercizio aerobico 3 volte alla settimana. Dopo solo 6 mesi, le loro capacità attentive erano migliorate significativamente rispetto all'inizio e i soggetti erano più bravi a concentrarsi su compiti difficili, a porre l'attenzione sulle informazioni più importanti, ignorando quelle secondarie. Questo effetto emerge anche da un esame di risonanza magnetica funzionale, che ha mostrato un aumento di attività nelle regioni frontali e parietali, che sono proprio le aree legate all'attenzione. Ma gli effetti si vedono anche in persone che sono sempre state sedentarie? La risposta è sì. Studi randomizzati, in cui i partecipanti vengono assegnati in modo casuale o al gruppo che fa sport o al gruppo inattivo, hanno dimostrato che non è necessario avere un passato da sportivi per avere dei benefici. Inoltre, negli anziani, una pratica più assidua di attività fisica è associata a una minore incidenza di demenza senile. Ma quanto durano gli effetti benefici? Gli effetti sembrano durare un po' più del periodo in cui si fa attività fisica. Una ricerca tedesca ha mostrato che, a distanza di un anno da un programma aerobico, solo le persone che si erano mantenute in forma continuavano ad avere buone performance di memoria, mentre quelle che avevano interrotto lo sport avevano anche un declino della performance. Quindi l'esercizio fisico ha degli effetti benefici solo se lo si continua a praticare. Ma quanto esercizio è necessario fare per avere dei miglioramenti concreti? Purtroppo non è chiaro. Sappiamo che da mezz'ora a un'ora l'esercizio fisico può favorire le capacità cognitive e se prolungato per 2 o 3 mesi i cambiamenti sono significativi. Però resta da capire quale esercizio sia più efficace. La corsa? La camminata veloce? La bicicletta? E fatto per quanto tempo? 2-3 volte a settimana? E per quale abilità cognitiva? La memoria? L'attenzione? Voi, nel dubbio, iniziate a muovervi.